Scontro ravvicinato ma indiretto. Hillary Clinton e Donald Trump hanno preso la parola al forum televisivo sulla sicurezza nazionale andato in onda dalla porta aerea Intrepid, museo di storia navale e militare basato a Manhattan. Stesso luogo, interventi separati, a un'ora di distanza, ciascuno ha esposto la propria strategia, se sarà eletto presidente, e Clinton si è difesa dalle accuse dell'Emailgate. Il materiale classificato all'intestazione top secret, segreto, confidenziale, ha detto nessuna, lo ripeto e lo si può verificare nel rapporto del Dipartimento di Giustizia, nessuna delle email inviate o ricevute da me ha quella intestazione, ha detto. None of the emails sent or received by me had such a header. Il candidato repubblicano, dal canto suo, ha trovato il tempo per elogiare la capacità del presidente russo Vladimir Putin di mantenere il controllo sul suo paese ed ha assicurato che se entrerà alla Casa Bianca avranno relazioni molto buone. Poi ha parlato della crisi in Siria e della lotta all'ISIS. Ho visto il presidente Obama e Putin guardarsi negli occhi, ha detto, e non era lo sguardo di due che vanno d'accordo. Sa qual è il bello di andare d'accordo? La Russia vuole sconfiggere l'ISIS tanto quanto noi. Se avessimo un buon rapporto con la Russia non sarebbe meraviglioso lavorare assieme e liberarsi dell'ISIS? Non sarebbe fantastico? Nelle ultime settimane il significativo vantaggio di Hillary Clinton sembra essersi ridotto di molto. Stando agli ultimi sondaggi, tra lei e Trump ci sarebbe una distanza di meno del 2%. E secondo alcuni rilevamenti, il miliardario newyorkese avrebbe effettuato il sorpasso.